L'eredità, hai detto bene tu, è molto pesante, perché comunque, insomma, è inutile girarci attorno. Donnarumma poteva essere una favola e non ha, almeno al 25 di maggio non sta avendo il lieto fine, perché è un ragazzo che ha iniziato a giocare in Serie A con la propria squadra a 16 anni e, insomma, se un portiere può giocare fino a 38-40, i conti sono abbastanza veloci da fare, no? Mm-hmm. Però insomma, poi ognuno prende le proprie decisioni. La decisione del Milan è stata quella di andare su Maignan, che è un portiere estremamente affidabile. Non voglio fare paragoni, certo, perché comunque Maignan ha qualche anno in più rispetto a Donnarumma, ma rimane un portiere molto giovane. Poi ripeto, per un portiere l'età è relativa. È un portiere estremamente affidabile, è un portiere che quest'anno ha dimostrato comunque anche di saper gestire la pressione, perché è un campionato considerato che su 38 partite altrimenti non lo vinci, quindi anche da questo punto di vista questa ormai tanto ricercata abitudine a vincere magari non ce l'ha, però intanto ha vinto, e questo sicuramente è un bagaglio che dietro, che si porta dietro, che può essere molto interessante. Ti cito, guarda, un paio di numeri, un paio di statistiche. Io non sono un grande fan delle statistiche, però un attaccante lo giudichi da quanti gol fa, un portiere da quanti gol non prende. Ecco, se tu prendi le statistiche di Maignan della stagione che si è appena conclusa, lui a livello europeo, se consideri giusto i top 5 campionati europei, lui praticamente è il portiere che per più partite non ha subito gol, cioè lui ha 21 clean sheet su 38 partite, e in più ha anche la miglior difesa di questi 5 campionati, perché Lille ha preso solo 23 gol. Che cosa vuol dire questo? Intanto non vuol dire che Maignan è chiaramente il numero uno del mondo, perché i meriti vanno chiaramente condivisi anche con la sua difesa, però intanto un portiere che si è dimostrato affidabile quando c'era da parare, cioè è uno che ha limitato al massimo gli errori in questa stagione. È chiaro che adesso lui ha giocato in Europa con il Lille, però è chiaro che un conto è andare a giocare in Europa con la maglia del Lille, un altro è andare a giocare in Europa con la maglia del Milan. Ha una storia nettamente superiore il Milan rispetto al Lille, però insomma da quel punto di vista personalità ha dimostrato di averne. Non so se avete già raccontato, è già stato citato il famoso aneddoto, quello con Ibrahimovic ai tempi del Paris Saint-Germain. No, ma io ne ho lette diverse insomma sul web, però se tu sai raccontarcelo meglio lo ascoltiamo volentieri, anche perché oggi ho letto di lite addirittura con Ibrahimovic, ma non mi pare che sia stata una vera e propria lite. Allora, lite è un po' eccessivo, anche perché se sei un ragazzino di 16-17 anni non vai a litigare con Ibrahimovic, ecco. Appunto. È stato un botta risposta apprezzato anche dallo stesso Ibrahimovic. Praticamente Maignan è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, sì, e quindi ha condiviso lo spogliatoio con Ibrahimovic ai tempi del Paris Saint-Germain. Come capita ai giocatori, ai portieri che magari stanno arrivando in prima squadra, finito gli allenamenti vengono sacrificati i giovani per le punizioni, per i rigori, insomma per qualche seduta extra di tiri verso la porta. Ecco, Maignan si è ritrovato a difendere i tiri di Ibrahimovic in allenamento, e stando a quello che ha detto Maignan, ha raccontato Maignan, Ibra tirava come fosse in partita, quindi delle botte mica male. Quando il povero Maignan si è ritrovato a pararne magari una ogni tanto, parliamo chiaramente, adesso magari i tifosi del Milan si preoccupano, in realtà parliamo di uno contro uno, conclusioni senza nessun altro difensore a disturbare, e parliamo anche di un Ibrahimovic un po' più giovane. Ibrahimovic che cosa fa? Dice a Maignan, Mike, sei un portiere DM, insomma. Beh, come sempre sobrio Zlatan. Esatto, sì. No? Esatto, la sua solita personalità tracotante. Dopo un po', quando poi Maignan ha iniziato a parare e Ibrahimovic a segnare meno, la risposta non si è fatta attendere, gli ha detto: tu sei un attaccante DM. Quindi insomma è uno che a livello di personalità ce l'ha. Insomma, un gesto poi comunque apprezzato dallo stesso Ibrahimovic, perché poi Ibra è uno che ti sfida, ma se rispondi a spalle larghe apprezza. Sì. E quindi insomma c'è anche questo aneddoto relativo a Maignan. Sarei curioso di essere una piccola mosca nello spogliatoio quando poi si ritroveranno, insomma, però è chiaramente un episodio simpatico che ha raccontato lo stesso Maignan, lo ha fatto con il sorriso sulle labbra, insomma, proprio a dimostrare però di come sia un portiere di personalità. Ripeto, forse Donnarumma nelle sue stagioni al Milan ha avuto delle vette più alte, dei picchi più alti, perché alcune parate di Donnarumma sono clamorose,
Mignan però è un portiere estremamente affidabile, estremamente continuo, ha imparato molto nelle ultime due stagioni, soprattutto con Galtier, a diminuire il numero degli errori, facilitato anche da una difesa che gli ha permesso di dover essere un po' meno interpellato. Però poi chiudo citando l'ultima statistica, perché sennò sembra che parliamo di basket. Se tu prendi 5 campionati europei, nulla togliere al basket, però nel basket ha senso mettere tutte queste statistiche, ovviamente. Per quanto riguarda, vi dicevo, la percentuale proprio di parate, sempre considerando i top 5 campionati europei, i top 5 i portieri europei, lui è terzo per percentuali di parate, quindi su 100 tiri lui ha una determinata percentuale. Meglio di lui hanno fatto solo Keylor Navas, che però ha giocato meno partite, ha giocato molto meno rispetto a Maignan, perché si è tornato con Sergio Rico, e l'altro portiere è Oblak, uno che insomma se non è il migliore del mondo quasi poco ci manca, quindi insomma ecco, è un portiere molto affidabile, senza stare a entrare nel merito dell'aspetto economico. Penso che tra quelli che si potevano muovere con una certa facilità, e anche va comunque considerata la situazione economica, penso davvero sia un ottimo, ottimo colpo per il Milan.